La balena per noi è la sintesi di molti significati dell'atelier. Rappresenta il contrasto, per noi l'architettura è sempre il dialogo tra due apparenti approcci contrastanti, è il contrasto di un mammifero che vive nel mare, della sua dimensione gigante che potrebbe incutere paura, ma poi mangia plancton, è silente, prevalentemente in profondità. Sale per respirare, per giocare, e solo quando quindi è opportuno e necessario. Rispecchia un po' il nostro modo di concepire il nostro tempo, l'architettura, il rapporto con la società, ovvero quello di osservare, ascoltare, restare in silenzio ed emergere quando immaginiamo che possa essere importante dire qualcosa attraverso il progetto o attraverso le attività di ricerca. E anche il tema dell'immaginario del reale, il tema di Moby Dick, il tema di Pinocchio, l'idea di Inside the Well, l'idea del team, l'idea che per noi l'architettura è un atto di progetto collettivo. Per noi il progetto è ricerca e la ricerca è progetto. È fondamentale per l'architettura, dal nostro punto di vista, fare ricerca o trovare il modo, diciamo, nel proprio percorso. Di quello che noi chiamiamo tempo lento, introdurre un tempo lento capace di permetterci sempre di osservare, di ascoltare, di guardare, di riflettere. Per questo motivo, proprio per dare un corpo, un percorso e di aprirsi anche quindi per sedimentare, ragionare su questo tema, ormai diversi anni fa abbiamo creato Società Benefit, una piattaforma di dialogo, di comunicazione, di ricerca, come 500%, che ha questo obiettivo di ascolto, di sguardo sui temi principali, il dialogo sulla città, il dialogo sul territorio, il dialogo con committenza, il dialogo con la tecnologia, quindi ha di base il dialogo proprio come strumento di progetto e il progetto come strumento di dialogo. E oggi abbiamo un patrimonio di quasi più di 1.000 interviste, incontri, eventi, l'altro due a Parigi, la recente Biennale dello Stretto, i talk, che hanno una visione estremamente trasversale dell'ascolto, che mettono in scena figure che attraverso la provocazione di raccontare lo sguardo sulla città ci permette di conoscere e capire quanto oggi, ancora più che interdisciplinarità, potrebbe parlare di trasversalità. L'architettura è ovviamente per noi sia disciplina tecnica, perché deve considerare, ma soprattutto una disciplina profondamente umanistica. E da questa affermazione si può comprendere quanto per noi, come dire, il progetto ha tantissimi doveri. E tra questi doveri è quello di creare ogni volta l'occasione di un processo culturale condiviso e che appartenga alla collettività. Il diritto alla materia è un tema su cui ci siamo sempre voluti soffermare, da un lato per cambiare la cultura del rapporto tra materiale e materia, uscire dalla logica del catalogo, dalla ripetitività, dell'indifferenza, recuperando valori che l'Italia mediterranea ha sempre avuto e che stranamente, o comunque negli ultimi decenni, a cominciare dagli anni 90, ci si uniformava a qualcosa che, seppur alcune volte anche esteticamente interessante, tendeva a diventare tutto uguale, tutto indifferente. Ma al di là di una questione estetica, c'è una questione ancora più importante della materia, perché la materia vuol dire territorio, vuol dire artigianato, vuol dire arte, vuol dire risorse. Quindi ogni volta che noi abbandoniamo la ricerca sulla materia, noi automaticamente stiamo abbandonando un territorio, delle maestranze. L'architettura, l'architetto ha una grande responsabilità in merito a questo. Se persegue una soluzione che diventa univoca a livello internazionale, mondiale, che segue delle logiche che l'industria deve per forza seguire, ma che, di cui l'industria stessa poi ne fa una sintesi commerciale, ma invece lavora insieme con l'industria, con le aziende, con gli artigianati, per mettere a valore tutta quella parte di ricerca, che è la base che poi porta al prodotto industrializzato, ma che invece per noi è quella nicchia su quale si può lavorare. Per rimettere soprattutto in maniera virtuosa, in maniera circolare, il rapporto tra arte, artigianato, industria, committenza, impresa. E noi abbiamo iniziato
per poi passare agli altre materie, poi per la ceramica, era piuttosto significativa come verso la fine degli anni 90, inizio 2000, fosse finita prevalentemente o nei bagni o nei pavimenti dei centri commerciali, solamente in grande superficie, perdendo molte delle sue peculiarità, dimenticando che poi è un materiale povero che appartiene a tutto il pianeta, quindi non si identifica con un solo luogo, di cui l'Italia ovviamente c'è un distretto molto importante, che fino agli anni 70 ogni edificio in Italia, basta andare a Milano, è rivestito con tante piastrelle di geometria differenti, e che grazie a quel tipo di rivestimento non hanno mai avuto problemi nel tempo dal punto di vista di manutenzione, hanno mantenuto l'aspetto tecnico, estetico, significativo, e quindi recuperarlo grazie anche alle nuove innovazioni tecnologiche, e quindi spingendo anche al fatto che la materia potesse diventare uno strumento empatico con il luogo, con la luce, con il contesto, e nasce il percorso della tridimensionalità, perfettamente svolto con Casal Grande e Padana, che poi ci ha portato anche al vetro mattone con Seves, al sistema tridimensionale superficie dei pannelli prefabbricati con steel pump, al loro l'alluminio, il legno, ma la ceramica diventa elemento significativo perché è diventato un po' un patrimonio, uno recupera un patrimonio che esiste, che è latente da parte di tutti e che, di cui siamo contenti che oggi anche altri architetti si sono riavvicinati, ma soprattutto anche in un paese come la Francia, che poteva essere lontana da questa cultura, invece l'ha assorbita, se ne è fatta carico in tanti progetti, e oggi diventa una delle domande spesso condivise nell'utilizzo di una materia che ci appartiene, che appartiene a un territorio e che racconta l'importanza del diritto alla materia. Il confronto con l'Italia e gli altri paesi sul tema dell'architettura è ovviamente un tema per noi fondamentale nella nostra formazione, essendo, come spesso veniamo definiti, la prima generazione Erasmus, per essere stata una delle prime attività di cui siamo occupati proprio con un convegno importante nel 96, nel confronto soprattutto tra Italia e Francia, ovvero nell'andare a individuare la Francia è l'unico luogo dove ogni incarico viene attraverso un sistema di concorsi, quindi un sistema di confronti. Sono passati molti anni, sono passate cambiate tante cose, sicuramente non è cambiato il rapporto metodologico tra concorso e architettura in Italia, se non attraverso momenti di slancio, momenti come questo positivi, ma figli più che altro, diciamo, di un percorso dettato anche a questo momento storico, ma che spesso un po' non arriva a essere una dimensione vera, reale del progetto e del ruolo dell'architetto. Francia e Spagna sono gli unici paesi che hanno in qualche maniera sempre garantito un'importanza dell'architettura. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione, dal mio punto di vista, di una grande qualità della generazione, della nuova generazione italiana, dell'architettura italiana, forse l'unica in questo momento che esprime una risposta importante, trasversale, differente a una società e a un contesto sempre più diverso rispetto ad altri paesi che o non rispondono o restano molto incardinati, sono su un processo che forse non è più nei tempi. Però noi non lo sappiamo cogliere, noi non lo sappiamo valorizzare, non lo sappiamo far diventare un momento di collettività, di riflessione, di critica costruttiva, capace di far crescere il paese in un dialogo internazionale e di essere anche preso un ruolo di riferimento. E in Arcassa può avere un grande ruolo su questo se proprio, diciamo, il motore culturale e la modalità di percepire differentemente in maniera concreta e non solo culturale il ruolo dell'architettura, ovvero del progetto di architettura, la società, per il futuro della nostra società, per la complessità del contesto attuale, diventasse punto centrale, baricentro. È l'unica attività, quella dell'architetto, che può doverosamente assumere questo ruolo. Rispetto a tutte le altre sono molto importanti, ma sempre estremamente specifiche. Ed è un percorso che va fatto insieme. Quindi in Arcassa potrebbe fare qualcosa di straordinario che si attende da molto, ma forse oggi più che mai il tempo è maturo. Un giovane architetto oggi potrebbe scegliere l'Italia intanto perché rispetto a molti anni fa si può scegliere da dove partire e tornare senza necessariamente
fare delle scelte radicali, e soprattutto il nostro mestiere lo permette, ed è un tema molto importante. Credo che le nuove generazioni abbiano questa sensibilità attraverso sicuramente un primo percorso, come per ogni cosa, dove anche qui osservare lo sguardo e fare esperienza in tanti luoghi differenti diventa molto importante, ma una visione, ripeto, che non necessariamente vuol dire partire definitivamente, soprattutto perché oggi l'Italia rappresenta comunque un momento molto articolato e differente, no, del fare architettura, con tutte le sue difficoltà. Quindi io quello che suggerisco non è tanto di soffermarsi totalmente in Italia, così come non di partire completamente, ma immaginare, soprattutto come architetti, molto mediterranei, molto europei, quindi fare un viaggio di esplorazione, di esperienza, di curiosità nei luoghi, nei contesti che riteniamo interessanti, ma a un certo punto fa una scelta, ovvero la scelta da dove partire e dove tornare, indipendentemente dalle complessità. Io parto da Genova, torno a Genova, mi a Genova non ho mai realizzato, non ho realizzato solo un'opera, abbiamo realizzato il nostro, la nostra attività si svolge, come dire, laddove riteniamo che possa essere interessante raccogliere sfide o temi. Quindi il viaggio può essere la chiave, e deve essere la chiave per scegliere l'Italia, ma come luogo a cui partire e a cui sempre tornare. Il tema della parte integrata, di nuovo codice lavori pubblici, noi viviamo sempre storicamente un sistema sinusoidale del rapporto tra progetto, esecuzione dei lavori, processo. Alcune volte portano avanti temi interessanti, altre volte facciamo dei passi indietro, ma forse facciamo sempre una grande colpa, ovvero quella di non capire che, al di là di magari di avere una legge estremamente chiara, anche di non capire quanto oggettivamente si può fare anche con le leggi attuali, che sicuramente non dicono con chiarezza qual è il percorso univoco, chiaro, che semplifichi i processi, che identifichi nel progetto di concorso e nei concorsi di progettazione ovviamente il tema centrale, ma anche qui articolato, come la Francia continua a poterci insegnare, ma allo stesso tempo nella faticosa e forse poi a un certo punto inutile, se mai si arriverà, definizione di tutto questo, ci si perde anche sul fatto che le leggi comunque permettono il controllo del progetto, permettono oggi all'architetto, anche nella parte integrata, di essere il contraddittorio nella fase della parte integrata, come permettono alla stazione appaltante, se vuole usare l'appalto integrato, di poter poi individuare il progettista attraverso il concorso che faranno preliminare definitivo, di essere poi coloro che faranno la direzione del lavoro, e quindi ritornare in una fase di controllo vero, che è un messaggio importante, che può essere realistico, del fatto di dare la possibilità all'interportante di usufruire e mettere in un circolo virtuoso anche l'impresa, che se sa che in mezzo a questo percorso assume un approccio diverso di coerenza con il progetto, e allo stesso tempo il progettista assume un ruolo di responsabilità molto forte. Quindi le modalità, o per arrivare a una legge chiara su questo, inequivocabile, ma ormai ne parliamo da 30 anni, quindi il movimento non ci arriverà mai, o di applicare in maniera seria possibile ciò che già la legge lo permette, e quindi non usare scorciatoie per abitudine, fare quel tipo di battaglia, quel tipo di comunicazione, perché sono esempi concreti. E l'altro aspetto che mi sento di suggerire, per entrare dentro la realtà dei temi e per creare effettivamente un cambio di approccio, perché sarebbe già sufficiente quello per avviare un percorso che poi inevitabilmente porterebbe alla chiarezza di tutto. Ma si deve partire dal ruolo che oggi la legge permette, nonostante si strutturi su un'impalcatura che apparentemente prende le distanze dal progetto, dal ruolo dell'architettura.